benvenuti sul canale di Axios00. Siamo qui con un nuovo video di Minecraft Wii U Edition, ora lo dico. Siamo ai minigiochi, esattamente a quello della planata, uno dei nuovi che hanno inserito. Qui comincia Luigi Edgeworth che si è unito appena adesso. Ciao Luigi! E vediamo un attimo di pescare, già da questo momento. Volevo provarli un po' insieme a voi, spero che si uniranno diverse persone. So che l'orario non è esattamente più consono a molti di voi, però purtroppo posso a quest'ora e non è che ci possa fare moltissimo per cambiare le cose. Tra l'altro c'è anche da sperare che la linea funzioni correttamente, perché altrimenti sono guai. Io devo anche capire come si fa a non far... Ciao Luigi, ok, alla skin dei Power Rangers, alla skin dei Power Rangers, perfetto. Miki, ciao Miki, benvenuto nella partita. Ok, vediamo un attimo se riusciamo ad essere in diversi prima che inizi, prima che scada il tempo. Mi piacerebbe togliere i 13 secondi, cioè più che altro mi piacerebbe, dicevo, togliere i secondi in modo da aspettare un po' di più e partire solo quando lo si decide. Non ho idea di come fare, ho provato a vedere nelle impostazioni ma non me lo fa fare. Comunque siamo tre, siamo nella sfida, quella non a punti ma a tempo, quindi chi arriva primo vince. Non sarò sicuramente io perché faccio schifo nelle sfide a tempo, però faccio schifo anche quelle a punti, obiettivamente. Quindi va bene così, sono dettagli, iniziali. L'importante è partire, siamo in tre. Guardiamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Sicuramente arrivo sul podio, le soddisfazioni della vita, no? Attenzione, allora... Partiamo un attimo e vediamo di riuscire a morire da qualche parte, schiantati proprio belli belli belli, Allora, stiamo alti che tanto non ci serve il il turbo al momento. Io non mi ricordo neanche se qui vanno presi, perché in quella a punti vanno presi i turbo, ma in questa stiamo alti oppure no? Cioè, caliamo, che succede? Sì, direi che caliamo, quindi Ale, occhio e cerca di prendere... i turbo quando ci sono, altrimenti è un problema grosso. Ma grosso proprio, di roccioso più che altro come problema, direi. Un po' Goron, per chi sta seguendo la mia serie su The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mamma mia, attenzione. Questa è la mia linea, ragazzi. Questa è la mia linea, perché ho già visto diverse disconnessioni. Me l'ha fatta anche a me prima. E visto che sono lost, io ho paura che andrà a finire così. Comunque l'importante è continuare, non perdersi. Tra l'altro, mamma mia, sto andando veramente bene. Luigi, non è che ti sei disconnesso perché eri dietro, non saprei, sai com'è? No, scherzo, Luigi, ovviamente lo conosco, per quello sto facendo lo scemo con lui. Allora, iniziamo a morire, credo. No, stiamo andando veramente bene, non l'avrei mai detto. Oh, ragazzi, l'ho appena detto, ho sfiorato il pavimento, È andata veramente, veramente bene in questo caso. Ok, qui ripassiamo, no, prendiamo qui il turbo qua giù sotto. Cerchiamo di arrivare alti. Qui scendere giù a picchiata. Mamma mia, questa parte è bella. No! Riprendiamo un po' di velocità. Dai! Dai, che forse ce la faccio ad arrivarci. Dai, dai, no, no. Sul traguardo. Ma dai, ma sul traguardo non è possibile. È cattiveria questa sul traguardo, dai. Ero arrivato praticamente alla fine. Mamma mia. Grandi così, ok, benissimo. Wow. Mitici, bene, siamo arrivati in due purtroppo, io e Miki, Luigi Edge penso abbia avuto o problemi di linea lui o problemi di linea io, non so tra i due, ma se Miki è sempre qui penso problemi di linea lui, ecco che è tornato infatti Luigi, la linea salta, non succede solo a me come si può vedere, per fortuna, l'importante è questo, l'importante è questo. Allora torniamo indietro, tanto la partita è andata, aspettiamo che arrivi penso Miki, non so come funziona... 28 secondi per raggiungere la fine. Se faccio avanti... Questo sarebbe Miki, credo. Dovrebbe essere Miki, in teoria. Grande Miki, vai così, grande lui! Sì, è il Javas, è Miki, bellissimo il Javas. Con le alette che mi avete detto sono ali da insetto, che si chiamano Elitre... Eli qualcosa! Ma ci sono, l'importante è quello. Aspettiamo, vediamo un po' se si riunisce qualcuno. Il fatto che continuino i turni così però non è che mi piaccia troppo. Io spero che possa partecipare anche Luigi in questo caso. Dobbiamo un po' scoprire insieme questi minigiochi. Vedremo, vedremo, vedremo. S-
Siamo abbastanza allineati, equidistanti più. Eravamo equidistanti. Adesso io mi schianterò, infatti. Sono schiantato proprio bellamente. Riparti, che altrimenti qui non ce la facciamo. Non ce la faremo sicuramente stavolta a vincere, ma la soddisfazione di arrivare almeno al traguardo la voglio avere, perché va bene così. Ah, stavamo abbassando in maniera preoccupante e paurosa. Mamma mia, se si vola qui dentro a queste caverne. Fantastico proprio. Questa parte qui del livello è veramente magnifica. Mi piacerebbe fare una partita più con calma per esplorarla meglio. Sì, lo so che non ci dovrebbe essere niente, perché non è fatta per essere esplorata quella parte. Però secondo me... Oh, qui non ce la faccio mai alla prima, eh. Secondo me, dicevo, potremmo trovare anche una parte da esplorare o qualcosa del genere. Non ci credo un'altra volta. Ok, stavolta ce l'ho fatta. Benissimo. Mamma mia, se è andata bene. Secondo me potrebbe esserci anche un qualcosa da esplorare dalla parte quella. Non so se avete visto dove ci sono le colonne, eccetera. E secondo me, quello che è, scusate, era uno slime o qualcuno che è arrivato? Ah, espelli il giocatore indietro. No, ok, io non voglio espellere proprio nessuno. Calma, calma, calma. Era Mickey che è arrivato prima. Si è schiantato da qualche parte, molto probabilmente all'arrivo. Qui c'è una specie anche di scala enorme che sale su. E wow, certo non si può andare. Mi piacerebbe ricreare però una sorta di livello del genere anche in un mondo vero e proprio. Sarebbe una vera figata, secondo me, eh. Luigi, ce la fai? No! Maledizione, di poco, Luigi, di poco. È andata male, ma di pochissimo non ce l'hai fatta. Peccato. Turno finale, ah, quindi sono sfide su 3 turni. Ok, va bene. Ci vediamo un po' questo, poi magari vediamo un po' se arriva altra gente, se no io direi anche di cambiare minigioco, di provare una specie di battaglia o qualcosa del genere, tanto per vedere anche qualcosa di diverso. Maledizione, non ci sono arrivato a quel turbo lì. E questo mi potrebbe costare caro. Attenzione, attenzione. Bella, questa forse è la più combattuta di tutte e 3. Guardate come siamo ancora vicini. E siamo ancora qui, siamo all'inizio più o meno. Cioè siamo a metà, scusate, non all'inizio. E siamo belli vicini. Quindi questa la vedo bella combattuta. Mamma mia. No, 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 no. Rialzati, grandi. Vedete lì nel mezzo? Secondo me si può passare di lì nel mezzo. Si può scorciare da lì. Il casino è arrivarci e farlo bene, perché non la vedo per niente semplice come cosa, ma proprio per niente. Ora, Ale, per una volta cerca di arrivare al traguardo senza picchiare, grandi così. Wow, mamma mia. Allora, il secondo sembra sia Luigi, no? Si stanno battendo, aspettate che vado subito a vedere. Dovrebbero essere Mickey e Luigi, non dovrebbero essere proprio troppo lontani, presumo. Mickey sta arrivando alla fine ed è in seconda posizione. Attenzione però, Mickey sbaglia. Mickey sbaglia e potrebbe non arrivare al traguardo. Ha una velocità ridottissima. Luigi potrebbe passarlo, potremmo vedere in diretta il finale. No, Mickey non ce l'ha fatta. E allora ci prova Luigi. Oh, che ha sbattuto anche lui, sta sbattendo ovunque. Sta, credo, non so cosa sta facendo. Forse sta provando il livello, non saprei. L'importante è che Mickey è ripartito e stavolta ce la fa. Ok, Mickey secondo. Secondo è arrivato anche Mickey Jackfender. Io spero di aver detto bene il nome. Luigi è andato in cerca di funghi, direi. È andato in cerca di funghi. Ha visto che non era il caso di procedere con lo scontro e quindi sta andando in cerca di funghi. Ok, io ti ringrazio Luigi, però cerca di cambiare zona, così almeno ci fai vedere qualcosina anche a noi in più. Magari perché è interessante esplorare questa zona. La volevo esplorare io. Se la esplori tu va benissimo in questo modo. E qui non c'è niente. Ok. Lì, cos'è? Luminite quella lì che per fare un po' di luce. Sembrava luminite o cose del genere. Certo, ragazzi, mi scatta la linea che è un piacere, perché fare così non è normale. Non credo sia normale come cosa. Axios ha vinto, incredibile. Incredibile, so che siamo solo 3. Purtroppo è l'orario, ma è così. Non posso fare altrimenti. E comunque, vediamo un po' di... O cambiare minigioco, ora guardiamo un po' come andrà, la cosa.
Ah, ma questi si possono suonare. Eccoli qua, i miei due compagni di avventure, o di disavventure in questo caso. Di schianti a terra più che altro. Miki e Luigi. Grande Miki, ok, bella partita. Luigi, dove sei? Anche tu, Luigi sta facendo i fatti suoi. Sta andando dal suo costumino da Power Ranger. Sta andando a vedere un po' lì le cose. Ma cosa c'è nelle ceste? Sono tutti archi? No, ok ragazzi, esco un attimo perché 3 secondi, vediamo un po' di cambiare il minigioco magari.